in una prima approssimazione più grossolana, potremmo addirittura trascurare la presenza di questi fori, facendo finta che questi solidi geometrici, siano invece tutti completamente pieni e non forati. Inoltre potremmo utilizzare semplicemente il righello millimetrato per le misure di lunghezza. Come secondo passo, sempre nella misura del volume, potremmo utilizzare ancora il righello millimetrato, ma tener conto della presenza del foro. Quindi toglieremo al volume del parallelepipedo pieno il volume di questo cilindro, perché il foro ha la forma di un cilindro che attraversa questo parallelepipedo da parte a parte. Poi, come terzo passaggio, per rendere le misure ancora più precise, potremmo utilizzare i calibri e considerare anche ovviamente la presenza del foro. L'utilizzo di un calibro ventesimale è anche eccessivo. Già un calibro decimale, secondo me, va più che bene per avere un ottimo livello di precisione nelle misure.